Audio della diretta va bene? Funziona? Siamo a posto? Le musiche? L'hai provato? Volumi a posto? Ok. Trentesimo anno di attività ininterrotta, naturalmente non portata avanti solo da noi, se no li porteremo molto bene questi 130 anni, ed è il nostro 47esimo saggio, diciamo, della parte più nuova, ecco, insomma, questi sì, posso dire di averli fatti tutti e 47. Quindi quest'anno un po' particolare, perché abbiamo dovuto contarvi per entrare, perché siamo ancora un po' in fase d'emergenza. Ringrazio tutti i presenti anche della pazienza di essere entrati dando i bigliettini e tutto quello che, insomma, vi abbiamo chiesto per entrare in ordine. Vedete che siamo riusciti a entrare tutti. Vi ringrazio tanto, vi auguro, diciamo, una buona visione di questo saggio, che iniziamo con molta allegria facendo entrare tutti i gruppi. Si balla, fottute e balla, tra i rottami balla, per restare a galla, negli incubi mediterranei, che brutta fine, le cartoline, la nostra storia che va a farsi benedire, ma va a capire perché si vive se non si balla. Dai, metti la musica, che tremano i vetri di casa, e la sente, la sente, la sente anche un parente di giù. Ciao, ciao, ciao. Tanto domani non lavoro e dormo tutto il giorno. Ciao, che fai? Quanto stai qui a Milano? Ma se ci scopre tu sei un uomo morto. Sono d'accordo, noi glielo diciamo. Dove si va? E do ancora fame, io non parlo col mio cane, ma c'è un bel legame. E sto anche vedendo una, sono già tre sere, per ora mangiamo assieme, ma promette bene. Non si può fare la storia se ti manca il cibo, tu mi hai levato tutto tranne l'appetito. Ogni tanto in lontananza sento ancora musica che fa pa, pa, ra, ra, pa, ra. E con questo abbiamo dato inizio al nostro saggio. Prima di iniziare le esibizioni abbiamo alcuni riconoscimenti. Premia il presidente Simone Boglietti Zacconi e premia Mirko. È entrato in palestra a 8 anni sotto le tribune dello stadio di Via Massawa. Come ginnasta si è subito distinto. Poi è diventato istruttore e giudice e sono passati 50 anni di preziosi anni insieme. Lui ha detto che pensa di ritirarsi, ma noi non ci crediamo. Sì.
Sì. Adaldo Rulla, brillante 95enne, insieme a Dante Zacconi e a tanti splendidi ginnasti che ora non ci sono più, fece parte della mitica squadra che nel 1954 vinse a Roma l'ultima medaglia d'oro appesa al nostro glorioso medagliere. Da allora la sua presenza è sempre costante. E poi c'è la mia mamma, anch'essa 95enne. Che tesserata Provercelli dal 1940, ossia da 82 anni, quando praticava atletica leggera sulla pista rossa dello stadio Robiano. Viene premiata con una targa, perché è da sempre pilastro e memoria storica della nostra società. Adesso iniziamo con delle esibizioni. E iniziamo il nostro spettacolo con un gruppo assolutamente speciale, che per esigenze tecniche eseguirà la sua esibizione due volte. Per ora non vi dico nulla, la presentazione ufficiale alla prossima esibizione. Gruppo Ritmica Torino in sonorità di ritmi e geometrie di forme pennellate d'argento. Italia, Gruppo Ritmica Torino. Thank you.
Ringraziamo questo gruppo e ci prepariamo con Ilaria alla palla. Entra ora in pedana la squadra Junior Long di Estetica. Thank you.
Questa squadra di ginnastica estetica è campionessa nazionale della categoria juniores. E si sta preparando per i mondiali di Graz del prossimo ottobre. Risultati. E adesso in pedana Giorgia al corpo libero. Presentiamo ora la squadra di estetica short program allieve 12-14. Con questa esibizione, con questo esercizio rock and roll, categoria richiesta nello short program allieve 12-14, queste ragazze sono campionesse nazionali della loro categoria. Si preparano per il torneo internazionale di Graz anche loro per ottobre e sono premiate dal nostro Aldo Rulla, che è anche il nonno di una di queste ragazze.
Allora, siamo pronti. Siamo pronti per i piccolini, entrate, perché ci vuole un attimo di preparazione per i nostri piccolini. Capito cosa voleva dire mia sorella? Sì, prendalo il fermento, certo. Sì, lei può dire che ha sentito quel fermento. Questi piccolini hanno tutti l'età della materna e presenteranno, come potete vedere, un esercizio propedeutico di gioco con cerchi e con nastri. Nastri e cerchi vengono usati indifferentemente sia da maschietti che da femmine, perché servono proprio per migliorare le loro capacità motorie. E non hanno nulla a che fare col fatto che siano poi attrezzi di ritmica. Quando saranno grandi, i maschietti faranno altre cose che vedrete più avanti. Siamo pronti? Piccolini, il cerchio giù per terra o in mano? Il cerchio in mano, piccolini. Pronti col cerchio in mano? Guardate Federica e in bocca al lupo. E dopo i nostri più piccoli, le nostre più grandi. Presentiamo l'esercizio della squadra di estetica Senior Short, un bellissimo flamenco. Thank you.
E brave ragazze, bravissime, questa squadra, anche loro, campionesse nazionali della categoria senior con un punteggio di 16 l'ultima gara, sono state veramente brave. Queste ragazze sono pronte per prendere il volo per la Finlandia, per il torneo internazionale di Tampere, il 6 giugno, in bocca al lupo. In pedana ora Maria Francesca con le clavette. Ed ora il corso con i nastri. Oh, I don't have to know.
Brave. Ragazze, per favore, recuperate i vostri nastri. Recuperate i nastri, liberiamo la pedana, grazie. E io intanto inizio a ripresentare questo gruppo e vi spiego perché fanno due volte questo esercizio. Parteciperà a questo gruppo il prossimo ottobre al Golden Age. È una manifestazione internazionale per persone mature. Quest'anno si terrà a Madeira, in Portogallo, il prossimo ottobre. È con orgoglio che presento questo gruppo formato per la maggior parte da insegnanti di educazione fisica, alcune ancora in servizio, molte in pensione. L'età delle signore non si dovrebbe mai dire, ma in questo caso voglio sottolineare che le componenti hanno un'età che spazia dai 60 ai 78 anni. E accomunate dalla passione per la ginnastica ritmica, sono un esempio di questo, come questo sport possa essere praticato a qualsiasi età. A motivare e guidare il gruppo è la signora della ritmica, la professoressa Maria Rosa Rosato. Si faccia vedere. Grazie. Maria Rosa Rosato, in tempi pionieristici, 1975, creò da zero la squadra nazionale di ginnastica ritmica, portandola alla vittoria dei mondiali di Madrid, le prime farfalle d'Italia. La signora Rosato ha da sempre una preziosissima collaboratrice, la signora professoressa Sensi Serena. Quindi questo gruppo ripresenta il suo esercizio, che è uno studio sul ritmo, come potete aver capito. Ha bisogno di far prove con pubblico, perché a Madeira, in campo internazionale, il pubblico sarà tosto, ci sarà, insomma, bisogna avere un po' di paura oggi, no? Così siamo pronte per Madeira. Quindi in sonorità di ritmi e geometrie di forme pennellate d'argento, il gruppo Ritmica Torino. Italia, gruppo Ritmica Torino. Thank you.
Ringraziamo questo gruppo e le premiamo. Il presidente Simone Boglietti Zacconi premia con la medaglia dei 130 anni della ginnastica Provercelli tutte queste ginnaste. E poi si preparino anche, per cortesia, la professoressa Maria Rosa Rosato, la professoressa Serena Sensi e Gianna Frisari. Gianna Frisari, giusto due parole, è la poetessa del gruppo, super valida insegnante di educazione fisica di molte generazioni di vercellesi, anche insegnante di mia sorella Federica, che è entrata a far parte del Golden Age da poco, e anche di altre ginnaste qua presenti. Perciò mandiamo proprio un in bocca al lupo fortissimo, non ubriacatevi troppo a Madeira, mi raccomando, prima delle esibizioni sobrie, dopo andate giù in gamba. Grazie, grazie della vostra presenza. Grazie. E adesso ce n'è uno di meno. Facciamo entrare in pedana due maschietti al corpo libero. Maschietti, maschio anche, perché Alessandro è grande. Marco li accompagna perché ha avuto un incidente ed è un po' zoppo. Avanti, Marco non si esibisce. E Luca e Alessandro, dai Marco, cammina che non sei così rovinato, su, dai, ce la puoi fare. E pronto Luca ad esibirsi, di seguito Alessandro. Da noi, più o meno.
Bravi questi ragazzi, preparatevi per la vostra premiazione. Marco, un passo avanti, campione regionale della categoria allievi. Il nostro presidente Simone, grazie. Cerchiamo Federica per la premiazione, giusto? Prepariamo anche Luca, che è stato secondo classificato alla categoria allievi. E Alessandro, secondo classificato nella categoria juniores. Questi tre ginnasti parteciperanno ai campionati italiani di Rimini a fine giugno. In bocca al lupo. Le ragazze di ginnastica ritmica possono entrare per una successione. Brave anche queste ragazze che finalmente quest'anno hanno ricominciato a fare gare anche con un po' di pubblico, era anche ora. E adesso Alessandra con la palla. Adesso tornano i più bravi, i più belli, i piccolini. Avanti che dovete preparare il vostro percorso. Pronti per preparare il percorso.
Un bravo a questi bambini, un bravissimo, perché è da qui che poi nascono le ginnaste e i ginnasti. Piano piano crescono e nelle categorie senior abbiamo anche ragazze di 22-23 anni che continuano anche dopo la maturità a seguirci a fare ginnastica e hanno iniziato da noi a 3-4 anni. Siamo la loro seconda famiglia e questa è sempre una cosa bella, vederli crescere. Bene, Alessandro, sei pronto per le parallele? E a proposito di veder crescere, vediamo anche gli attrezzi della maschile, che adesso Alessandro ci fa vedere la parallela. Run around with my ear up to the ground, I'm searching to behold the stories that I told, when my back is to the world that was smiling when I turned. Allora adesso si prepara ad entrare il corso con un esercizio coi cerchi insieme alla loro istruttrice Clarissa. Preparatevi, sistematevi bene, allargatevi, ragazze, su. Sisters, good night. I hope you're feeling all right. It's the return of the international dance and song, coming back straight from the underground. Voglio l'aria di mare, sole sulla faccia. Tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia. Questa notte finisce, che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi. Toccacciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri. Il suono delle tue risate, giorno di una nuova estate, ho voglia di fare tardi la sera, karaoke Guantanamera, voglia di ballare un reggae in spiaggia, voglia di riaverti qui tra le mie braccia, in una piazza piena, per fare tutto quello che non si poteva.
Ed ora in pedana la coppia di Ilaria e Francesca al cerchio. Andate, andate ragazze, per favore. Questa coppia è stata terza classificata al campionato regionale di ginnastica ritmica Silver e hanno avuto l'ammissione alla gara nazionale che si terrà a dicembre a Rimini. Ed ora un'altra successione di ginnastica ritmica. Entra in pedana Giorgia con la palla.
E adesso Emilia al corpo libero. Il gruppo senior che avete visto prima al flamenco ora si presenta in un esercizio di espressione corporea con una musica abbastanza conosciuta. Thank you.
E adesso al corpo libero Alessandra. Adesso Alessandro si presenta un attrezzo che si chiama fungo, e è un attrezzo propedeutico al cavallo a maniglie. Sei pronto, Ale? Con il cerchio si presenta Maria Francesca. Scusate per l'inconveniente tecnico, tra il temporale fuori che temiamo che faccia saltare anche la luce. Allora, adesso tocca Ilaria. Ilaria con le clavette. Another pretty thing ready for me to grab, but little does she know that I'm a wolf and she's coming, 'cause at the end of the night it is her.
entra in pedana il corso con la palla. Ed ora tre ginnaste a un corpo libero. Giorgia, Alessandra, Cecilia. Good vibes only. Ed ora pronte? Ora di entrare. Presentiamo un esercizio di tutte le agoniste, sia di estetica che di ritmica, con le istruttrici che sperano di arrivare al fondo ancora integre. Ancora un istante, manca una ginnasta. Questo per noi è il nostro esercizio, diciamo, conclusivo. In questo esercizio, oltre alle istruttrici, ci sono anche delle ex ginnaste che tornano sempre all'ovile.
tornano tutti gli anni, sono sempre insieme a noi, sono sempre nel nostro gruppo WhatsApp, stanno attenti a chi gareggia, a chi non fa più questo sport e ne fa altri come Carlotta, che ha vinto una gara internazionale di tiro a segno. Proprio ieri Carlotta faceva gli anni 18 e vinceva la gara e noi eravamo qua ad applaudirla da lontano. Bene, mi dicono che sono tutte pronte. Siamo ancora tutte vive,
e ci prepariamo per vedere i maschi che presentano alcuni salti al trampolino, scusate, e le ragazze che fanno qualche salto sulla pedana. Could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a cause I just wanna meet ya. I wanna be a sexton, wanna be a teacher. I wanna be a singer, wanna be a preacher. I wanna be you love me, then I wanna leave ya. Cause baby I'm your daddy and... Leo! Leo è pronto ancora per fare dei salti, mi sembra, è pronto lì? E noi invece siamo pronti per il nostro finale, ragazzi. Sì, aspettate andare dietro le quinte. Stanno andando dietro le quinte? Le lasciamo andare? Ok, va bene. Allora... Mi è stato chiesto da questo gruppo di senior di passare il microfono, io non rispondo di nulla di ciò che faranno, quindi passo il microfono. Aspetta, dobbiamo andare in pedale.
Vorremmo chiedere a tutte le allenatrici di entrare in pedana al centro, per favore. Anche tu, Sara. Anche tu, Sara. Leggi anche tu. Sara. Quando avete finito, ce la passate. Brava. È stato difficile trovare le parole adatte per descrivere ciò che stiamo provando in questo momento e accettare il fatto che purtroppo per noi sia arrivata l'ora di appendere le scarpette al chiodo e salutare quella che è sempre stata e sempre sarà una seconda casa. Gli anni trascorsi in questa società ci hanno fatto crescere sia dal punto di vista sportivo che da quello personale. Da piccole ginnaste inesperte siamo riuscite, grazie a tanto impegno, costanza e sacrifici, a gareggiare in campo internazionale e a misurarci con tutte le squadre che abbiamo sempre ammirato fin da piccole. Per questo dobbiamo ringraziare questa società per tutte le opportunità che ci ha offerto e la fiducia che ha riposto nella nostra squadra nel corso degli anni. Grazie Federica Maria Paola per averci accolte e cresciute durante i nostri primi passi nella ginnastica e trasmesso la passione per questo sport. Grazie Fede, che con la tua solarità sei riuscita a rallegrare anche quegli allenamenti dove tutto sembrava andare storto. Grazie Lella, che ci hai accompagnato, supportato e incoraggiato durante le varie competizioni in giro per il mondo. Grazie Clari, nonostante non lavori a stretto contatto con noi, ci sei sempre stata vicina. Un grazie speciale va alla signora Carla, la nostra fan numero uno, che con i suoi consigli e i suoi discorsi ci ha spronato a dare sempre il meglio di noi stesse e non abbandonarci mai nonostante la difficoltà. Non possiamo dimenticarci di ringraziare coloro che in questi anni sono state il punto cardine della nostra squadra. Partiamo da te, Sara, che sei sempre riuscita a tirare fuori il meglio di noi e a darci la forza per andare avanti. Sappiamo quanto quest'ultimo periodo sia stato difficile da gestire, ma nonostante le nostre strade sembrano aver preso direzioni diverse, in realtà sei ancora parte integrante della nostra squadra, così come lo sei stata negli ultimi anni e lo sarai sempre. Infine, come non menzionare te, Giorgi? Diventa quasi difficile spiegare a parole tutti i momenti e le emozioni passate in questi 3 anni. Insieme ne abbiamo passate tante, abbiamo attraversato persino la pandemia mondiale, eppure eccoci qua. È stato un anno che forse non è iniziato come avresti voluto, ma che si è dimostrato ricco di soddisfazioni e sicuramente di duro lavoro. Ma come dimenticare tutti quei momenti in cui forse più che allenatrice sei diventata una compagna di squadra? Ovviamente avremmo altre 1000 cose da dirti, ma pensiamo che proprio con uno dei momenti in cui hai dato il meglio di te si possa spiegare al meglio il rapporto che abbiamo. Durante uno dei nostri primi allenamenti dell'anno ci siamo ritrovate a dover provare di fronte allo specchio della nostra palestra un pezzo nuovo. Tu sgridasti una di noi perché era ferma mentre tutte le altre provavano, non accorgendoti che la ragazza in questione eri proprio tu. Ce n'è ancora un po'. Non vogliamo però dilungarci troppo, forse alcuni momenti non hanno bisogno di essere raccontati, soprattutto per la tua incolumità.
ci hai fatto passare momenti indimenticabili, ricchi di risate, e anche se questo percorso sta per giungere al termine, quello che tu rappresenti per noi non cambierà mai. Per noi sei sempre stata molto di più di una semplice allenatrice. Sei un'amica, una confidente, una spalla su cui piangere e soprattutto una seconda mamma. Ti vogliamo un bene dell'anima. Posso parlare? Ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile se non grazie alle nostre famiglie che, con la nostra stessa dedizione, ci hanno seguito gara dopo gara, festeggiando con noi nei momenti di gioia e incitandoci nei momenti più difficili. Grazie per il supporto che non ci avete mai fatto mancare. Grazie di tutto. E vabbè, adesso è giusto che rientrino tutti in pedana, anche perché sono stati bravi e i piccolini sapevano che se non facevano i bravi non prendevano la medaglia. Quindi adesso dobbiamo proprio applaudirli tanto e dirgli che se la meritano. Va bene? Tutti i gruppi pronti ad entrare? Noi rientriamo con molta leggerezza, come la canzone dell'inizio. Ci ripresentiamo con questa canzone perché veramente dopo 2 anni brutti dobbiamo essere leggeri, spensierati, godiamoci questi momenti. Dove si balla? Col mio cane, ma c'è un bel legame e sto anche vedendo una, sono già 3 sere, per ora mangiamo assieme, ma promette bene, non si può fare la storia se ti manca il cibo, tu mi hai levato tutto tranne la bevuto, ogni tanto in lontananza sento ancora musica che fa va, barara, barara.
adesso abbiamo la premiazione. Sono stati bravi i piccoli? Sì! E allora, i più piccoli, pronti per essere premiati? Avanti! Avanti, sulla pedana, portiamoli avanti fino in cima. Pronti con le più grandi e le junior che premiano! Bravissimi e buonissimi. Adesso vanno al posto i più piccoli e si preparano e si schierano le bambine del corso. Avanti le bimbe del corso, come abbiamo provato, tutte in fila, pronte per ricevere la loro medaglia. E la ginnastica ritmica, anch'essa viene premiata. E poi c'è Alessandro Della Valle, anche lui ormai con qualche anno sulle spalle, ha già preso il diploma di maturità da qualche anno, non dico altro, è sempre qua con noi al saggio. Grazie Alessandro di continuare a venire insieme a noi. Ragazze junior, medaglie al collo, tutte pronte per la foto di gruppo. Preparatevi davanti, tutti quanti pronti, istruttori. Ma il Mirko dov'è? Mirko, Andrea, venite a fare la foto. E faccio un ringraziamento, intanto che stiamo preparandoci, ai miei figli Tommaso e Federico, che sono alla diretta. Grazie. Al signor Giuseppe Criaco, che fa sempre video anche lui, per sempre per noi. A Denise sempre presente anche alle gare per fare le foto. Grazie Denise. E un grazie anche ad Annalisa, mia figlia, se vieni a fare la foto anche tu, per favore, non a fare la foto, ma dentro la foto anche tu, grazie. Grazie anche alle giovani Cecilia, Siria, venite a fare la foto anche voi. Ma la medaglia, Cecilia, Siria, non l'avete presa? Dopo, ma mettete la medaglia al collo anche voi, forza, andate a prendervi la medaglia, su. Correre a prendere la medaglia. Voglio anche in pedana Giulia e Yasmin, scusate, ultimo momento. Andate a prendere la medaglia anche voi, là dove ci sono i premi.
Correre, correre, su, giovani, che sono sempre presenti con noi a qualsiasi manifestazione, e le ringraziamo per questo. Grazie anche a tutti, grazie, e un arrivederci a un prossimo anno sportivo più normale possibile, grazie. Martina, dove sei? Ah, fa la foto. Martina, anche tu una medaglia, poi anche Denise si prende una medaglia, eh? Però Denise fa la foto di gruppo, per favore. Grazie. Vai Martina, una medaglia anche a te. Arrivo, eh? Adesso il pubblico può anche rimanere comodamente seduto, specialmente per i piccoli. Li andiamo a cambiare e rientreranno qui dopo lo spogliatoio per uscire. Quindi li vedrete sicuramente, perché ce ne siamo qua tranquilli, tranquilli. Grazie a tutti, una buona estate.